Buon pomeriggio amici di RTV Channel e bentornati dal vostro Dictator Lawrence. Volevate sapere cosa facevo? Ebbene, questa qui è la situazione. Dopo lo svernamento, la Colchis Usurper è ritornata, come già detto, nei territori di Phasis e li ha obbligati a rompere l'accordo commerciale con me. Gli armeni si sono un po' divisi, si sono un po' divisi nel senso che stanno andando a liberare le proprie province perché Armavir è stata occupata dalla Troppa Atene e la capitale, Tushpa, è sotto assedio. Quindi sostanzialmente questo potrebbe essere paradossalmente un ottimo momento per contrattaccare. Purtroppo non posso farlo su Khorne. Non posso farlo su Khorne perché abbiamo la guarnigione più l'armata, quella cazzuta con i Khentron Kandori Foroi, i lancieri quelli pesanti e il rinforzo. Ma una cosa la possiamo fare. Se noi andiamo a vedere la capacità di movimento di queste armate è abbastanza ridotta. È abbastanza ridotta. Noi possiamo andare ad attaccare questa armata all'interno del fortino e sarebbe di fatto una battaglia molto simile a quella di prima. Anche se questa volta però i tiratori li hanno, ne hanno tre, hanno due slinger e un arciere. Quindi dovremmo essere molto bravi noi a non farci maciullare i nostri poveri Sagarisporoi. Andiamo a combattercela questa. Andiamo a combattere la battaglia sul fortino, la battaglia del fortino sull'altura nei boschi. Cioè c'è tutto qua, c'è veramente tutto in questa battaglia. L'anno è il 273 before Christ, avanti Cristo, mio signore. E la nostra armata è bella piena, è bella cazzuta. Tra l'altro hanno il generale appiedato. Hanno il generale appiedato, ma qualcosa mi fa intendere che questa volta loro non usciranno dal fortino perché hanno il tiro. Quindi sarà tutto un po' più complicato per noi. Solo che dobbiamo farli fuori in fretta questi eserciti perché hanno fatto le caserme. Ho visto che stanno iniziando a reclutare i lancieri quelli più pesanti e quindi dobbiamo essere rapidi noi, ragazzi. Dobbiamo essere assolutamente rapidi. Anche qui stavolta è una build per un esercito su tre linee con poco flanking, anche se le cavallerie sono di qualità sicuramente superiori rispetto alle nostre. Mitridate qua deve stare attento. Mitridate deve stare attento. Noi siamo in superiorità di tiro, quindi probabile che escano. Allora, star deployment. E voilà. Che belli che sono. Quanto sono belli. Guardate che bello anche. Questa è da screenshot. Guarda che roba. Con il sole dietro. Bellissima. È il ponto mitridatico. Ah, il signore del veleno. Terrorizzato. Allora, utilizzeremo la stessa tattica di prima. Né più né meno. Né più né meno. No, questo lo mettiamo da questo lato. Tra l'altro sono ottimi i Pantadopoi. Perché a differenza di questi Lydi qui, hanno il giavellotto, quindi posso anche lasciarlo un pochino più indietro. Poi i Freejoy dobbiamo tenerli dietro. Farei allora un 3 qui. Uno lo metterei qua dietro e questo qui che fa da sweeper, da libero in questo lato. Fronte non è larghissimo, eh. Il fronte non è larghissimo. Io direi teniamo questi da questo lato e tu da questo lato qua. Direi che vai bene. Direi che sei un gallo, mio signore. Start battle. E vediamo che cosa fanno. Noi dovremmo correre e metterci dentro qua. Anzi, no, non troppo però. Vedi, no, stanno fermi. Stavolta non escono. Stavolta non escono, quindi possiamo tranquillamente camminare. Dovremmo far lavorare il nostro arciere, ragazzi. Guardalo qua, Mitridate.
Bellina anche la mod che fa alzare la polvere quando marciano. È proprio bella. Allora. Non sarà facile. È più difficile del previsto se non escono. Allora, voi assolutamente non tirate. Voi vi spostate qua. Mitridate, fatti vedere. Allora, noi abbiamo bisogno delle frecce infuocate. Perché dobbiamo andare a incendiargli la torre. Il problema è che non so se con una riusciamo a fargliele fuori tutte e quattro, perché noi abbiamo bisogno di uccidere, di fargliele fuori tutte e quattro. C'è poco da fare. Una cosa potremmo farla però noi. Iniziare a spostare gli Slinger da questo lato. Sì, ci arriva. Incendiata, bellissima sta cosa, bellissima. Bellissima che gli abbiamo incendiato su. Una salva, gli incendiamo la torre. Top. Una salva e gli incendiamo la torre. Riusciamo a fargliele tutte e quattro. Ci vorrà un po' di pazienza, eh. Ci vorrà un po' di pazienza, però. Non entrare nel range. Tira, scocca, 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 scocca. Tirati indietro. Perfetto, incendiata. Non abbiamo perso neanche uno. Molto bene. Dai che gli annientiamo tutto il vantaggio del fortino. Attenzione, portano fuori gli Slinger. Portano fuori gli Slinger. Bastardi che li hanno ritirati. Bastardi che li hanno ritirati. Le tue torri bruciano. Bruciano e non c'è acqua nel fortino. Non c'è acqua. Io non voglio solleticarli prima di avergli tirato giù le torri. Perché potrei tirargli a loro. Il problema è che se gli tiro ho paura di innescare un meccanismo che fa sì che loro escano dal fortino. Quindi. Perfetto. C'è solo cose belle, insomma. Adesso facciamo anche questa. Ok, Loose! Perfetto. E anche quella dall'altro lato è andata. Adesso gliele facciamo tutte e quattro. E poi iniziamo a lavorarli ai fianchi. Infatti, una cosa che potremmo fare potrebbe essere questa: iniziare a spostare anche questo di qua.
Intanto il nostro arciere può andare di lì. Mamma mia, che pazienza che ci vuole. Questa qui è la tattica... è la tattica meme. Attenzione perché adesso mi vogliono tirare. Stanno spostando gli slinger. E invece non ce l'hai fatta. Perfetto. Adesso è molto probabile che loro rushino fuori. Va che bastardi. Ok, iniziate a slingerarli lì in mezzo. Cazzo, ci arrivano. Porca loca. Ma io ti slingerò lì. A meno che... sì, no, no, questo potrebbe essere un buon angolo. Però girano gli scudi, sti bastardi. Girano gli scudi, ma pian piano le kill le fanno, eh. Io però vorrei tirargli alle spade, ai giorgicoi. Ok, perfetto. Tu, arcerello. Vai a fare anche tu il tuo lavorello. Vai, 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 vai che glieli tiriamo giù. Ok. Questi li facciamo fare le cav. Sì, sì, muoiono bene, muoiono bene. Tira sulla cav. No, ma non col fuoco. Perfetto, perfetto dai fianchi. Facciamogli fuori gli azzat. Ok, cambiate obiettivo. Lascia soltanto il tiratore, tira qua. Che siete bastardi voi però, eh. Sarete bastardi però, eh. Che mi tirano.
Iniziamo a abbassargli un po' il bonus armatura. Sì, certo che gli Azzat, raga, fai una fatica a tirarglieli giù, ma fai una fatica. No, aspetta, perché no, non vorrei stuzzicargli troppo l'appetito. Ok, tira qua. 170... No, tira queste che sono 300. Ok, perfetto. Dov'è il Doriforoi? È dietro. Tira qua in mezzo. Vai, tira lì, tira il cavallo, che una volta che non hanno più cavalli sono morti. Ma come li fanno fuori bene sti ragazzi, gli Easter Slinger sono troppo forti. Sono una bomba. Allora tu rimettiti questo e inizia a far fuori tutto il muro davanti. One of our units has used all its ammunition. Chi è che ha finito le munizioni? Tu. Torna dietro. Non è morto l'altro, eh. Attenzione perché escono, attenzione perché escono. No? Allora, fate così voi. Tirategli ai tiratori. No, tu inizia a tirargli al generale, va. Perfetto. Sul generale. Sul generale, vai. Ma va sto bastardo. Pensa a te, Madonna, Madonna, Madonna. Ecco, questa è una di quelle battaglie, come spesso ne vedrete, ragazzi, dove bisogna per forza avere pazienza. Sono battaglie lunghe, spesso noiose, ma che sono da fare. Esatto. Ok, questi due hanno finito. Dietro. Dietro, il vostro lavoro l'avete fatto. Un po' di armatura gliel'abbiamo tolto anche a Tyran, eh. Ok. E adesso siete praticamente, a parte lui, avete finito tutto. Allora, proviamo a stuzzicarli adesso.
Proviamo a stuzzicarli. Qui cosa hanno? Toxotà. E questi mi fanno malissimo però. Vai, 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 vai. Tira gli giavellotti al generale. Vai, 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 tiraglieli, 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 tiraglieli. Ok, basta, torna indietro. Ci hanno fatto una strage, ci hanno fatto una strage. E abbiamo fatto sprecare anche dei giavellotti. Qualche cavallo l'abbiamo perso, eh. Qualche cavallo l'abbiamo perso. Proviamo la seconda tornata. Dai. Fire on the enemy. One of our units has used all its ammunition. Vai nella schiena, dai, dai, dai ragazzi, dai. Indietreggiare. Porca troia, se lanciano giavellotti questi, Però sulle cav leggere va bene, sulle cav leggere va bene. Noi ne abbiamo ancora di giavellotti, noi ne abbiamo ancora di giavellotti. Guarda quanti ne sprecano, guarda quanti ne sprecano sti maiali. Guarda quanti ne sprecano. Allora, tu hai finito i colpi, puoi andare assieme ai tuoi amichetti del bosco nel bosco. Questi vogliono uscire coi Giorgicoi. Questi vogliono uscire coi Giorgicoi. Confondiamoli. Dai, 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 dai. È morto. Perfetto, ritirata. Gli abbiamo ammazzato il generale. Adesso è il momento di avanzare. Questi giavellotti li terremo per le cavallerie. Proviamo a fare una sortita. Ma che bello. L'effetto, la mod del fumo è bellissima. C'è del fumo, della polvere. No, 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 idioti, non su di lui. Sulla cavalleria. Dai, 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 sulla cavalleria, veloci, 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 veloci. Veloci sulla cav, veloci sulla cav, veloci sulla cav. Thank you.
Ok, il vostro lavoro l'avete fatto alla grande. Avete fatto fuori il generale e avete decimato una cav. Adesso. Qua così. Ed è il momento di avanzare adesso. Ok. Perfetto, dentro qua. Perfetto. Dentro anche te. Ok, attaccate questi. Dentro. E voi dentro pure. Dov'è Mitridate? Vai, corri Mitridate. Corri, corri, corri Mitridate. Perfetto. Tira qua in mezzo. Vai a prenderti lui. Perfetto. Vai che sono confident. Vai, vai, vai che gli blinca tutto. Vai che gli blinca tutto. Vai che gli blinca tutto. Perfetto. Madonna, c'è un lag incredibile adesso. C'è un lag incredibile dal blob schifoso che c'è qua. Velocissimo, perfetto. Catturagli questi. Perfetto, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, piglia questi che sono shattered. Bella, bellissima, bellissima, bellissima. Guarda che purpurì. Guarda che purpurì. So tutti shattered. Madonna, fa una strage. Madonna se fa una strage. Mamma mia. Vai qua in mezzo, vai qua in mezzo, vai qua in mezzo, Mitri. Mamma mia, Mitridate adesso fa una strage. Mitridate fa una strage adesso. Mamma mia. Mamma mia che strage che fa adesso. Guarda.
Guardate il contatore delle kill adesso, eh. Guardate il contatore delle kill. C'è un bordello lì in mezzo. C'è un bordello lì in mezzo. Mamma mia. Mamma mia, che battaglia. Che battaglia. Vai Mitridate, divertiti un po' con questi armeni, che a loro piace il genocidio. Mamma mia. Ma guarda quanti ne sta ammazzando! Guarda quanti ne sta ammazzando! Cioè questi ne hanno catturati talmente tanti. Dai Mitri, dai Mitri. Madonna. Madonna quanti soldi, perché poi questi qui li liberiamo tutti, ci danno i soldi, perché loro pagano per essere liberati. E shameful display, dai, non rompere le balle. Questi scappano per motivi che non si sa. Ma guardate cosa abbiamo perso, non abbiamo perso nulla. Non abbiamo perso nulla. Dai che Mitridate arriva a 1000 kill qua. Mitridate qua 1000 kill e fa. Madonna quante. Madonna Mitridate, 1160. Ma capito che è un disastro? È un disastro. Cioè Mitridate è isterico. E non ha perso un uomo. Non ha perso un uomo Mitridate. È un genio del male. È un genio del male. Guardate, guardate le lance che hanno le cavallerie pontiche. Mamma mia ragazzi, oggi la puntata è durata un po' più del solito, ma questa vittoria ha il sapore del miele, eh. Questa vittoria ha il sapore del miele. Questo qui è il genocidio armeno. Questo qui è il genocidio armeno. Mamma mia Mitri. Suona il corno, va. Vai, vai, vai. Guarda quanto è imbufalito, guarda quanto è imbufalito. I fortini sono la rovina dell'IA, ragazzi. Sia in fase offensiva che in fase difensiva. Qui sta andando a fuoco un muro. Non si sa perché. Ma guarda ancora quanti ce ne sono da ammazzare qua. Guarda quanti ce ne sono. Voi non tornate a casa. No, 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 no. No, 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 no. Tutti li ammazzo adesso, tutti. Tutti. Tu chi sei? Sei uno dei miei in fuga. Boh, io direi che potrebbe bastare la cosa. Potrebbe bastare, quelli che rimangono li lasciamo vivi volontariamente perché tornino a casa loro e che gridino al loro re. Al loro monarca, al loro capo, chi è Mitridate? Vittoria eroica e finiamola qui. Ne abbiamo persi 200, ne abbiamo fatti fuori 4000 e 700 Mitridate se ne è portati nella tomba 1354. Mamma mia, mamma mia, top, top. Abbiamo dato un senso anche agli opliti di leva, ragazzi. Abbiamo dato un senso anche agli opliti di leva. Mamma mia, che roba. Comunque ragazzuoli, comunque ci siamo dilungati fin troppo. Io direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Noi ci diamo appuntamento nel prossimo episodio, così scopriremo insieme anche che fine faranno gli armeni, oppure che fine farà il ponto, perché il Bosforo sta col fiato sul collo a Mitridate, quindi o noi o loro. Ciao.